Salve a tutti youtuber, benvenuti alla quinta parte di Dragon Fantasy The Remake. Ora abbiamo una missione nuova, dovremo andare a ovest del reame di Yur per salvare il re del... Il re che è stato rapito imprigionato dal suo fratello usurpatore, che ora sta sul trono al posto di questo re buono. Ora siamo al villaggio di Yur per cercare degli oggetti da dare. Allora, c'è un hard. Compriamo 2 berretti di leather. Equip life. E poi andiamo a vedere al negozio di armi se c'è qualcosa di nuovo per il divino Yur e la nostra maga principessa Laifa, che abbiamo salvato la puntata scorsa. Invece Yur è un consigliere del re, il re di Yur, del castello di Yur, che ci aiuterà nella missione che dovremo fare al momento. E dovremo andare ora a ovest del reame. Intanto combattiamo. Non vendiamo nulla al momento perché è probabile che potremmo trovare degli oggetti migliori nella nuova zona. The barrier stone begins to glow. The barrier dissolves. The center gill. Tesoro, qui c'è un altro. Vediamo se tesori bellini. No, queste bestiacce qua è meglio non incontrarle. Soft 4. Proviamo lo spirito. Aspetta, no. Qui Sandra e lui attaccano. Lei chiamiamo Cold, vai. Mi ispira la cold. Qui c'è un tesoro, qui c'è un'uscita, quindi andiamo a nord prima per pigliare tutti gli altri tesori. Nightblood, la bestia di sangue, che è bella tosta, che leva tanto con quell'incantesimaccio.
troppi. Pozione. 5 pozioni, quelle che aumentano, che curano di più, di, mi sembra 50. Ma questa da affronto, vai. Bravo Sand, il nostro maestro guerriero. Mi ha fatto un bel critico. E sono quasi passato al settimo con Arcana e Sand. Yuro invece è già al settimo. Oh no, c'hanno. Io non sono poi così forti come sembravano. È che prima mi ha fatto un salto attacco loro speciale. Ecco qua, eccolo. Ah, vabbè. Andando a livello 7. Oh, un mostro. Non mi garba. Non mi garbi. Sei cattivo. Dopo. Livello 7 e abbiamo trovato due oggetti bellini. La Silver uso su di me, che dà più uno. Santo gli do. Bronzo, sì. Ah sì. Vai. Va bene. Ah, ci hanno bloccato. Sopra non c'è nulla. Queste caverne sono sono proprio caverne cattivissime. Ecco, è su. Qui non c'è nulla a sinistra, cioè sì, c'è qualcosa, però continuando a camminare c'è qualcosa. Oh, ma no, è scappato. No, qui Meta Slime è molto derivante da Dragon Quest. Se voi lo uccidete danno molti punti esperienza, però raramente rimangono lì a combattere.
Lead dagger. E quello lì è il tri, quel è il simbolo dedicato invece a un'altra perla dei giochi di ruolo, a Zelda. Allora, equip. Deve essere qualcosa di magico, non lo so. È un oggetto che non lo vendo. Deve essere proprio un oggetto speciale. Perché aumenta la forza, però diminuisce agilità e, difesa. Sì. Più 2 per attacco. Proviamo un attimo. Ah, capito perché diminuisce. Ti mette un'arma a due mani. Proviamo per vedere com'è. Ah, fa 2 attacchi però. Fa 2 attacchi però non puoi usare lo scudo. Allora preferisco Chain Glove e tenermi il silver. Tre. No, lasciamo il... Non lasciamo quello che c'è. Magari Ah, se abbiamo superato la caverna che ci portava. Però dobbiamo arrivare al castello e dobbiamo cercare in tutti i posti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. No, no, lo sapevo, quello leva troppo. Levi troppo. No, leva troppo. Curiamo, vai. Partiello, usa Part Heal. Questo che è? Nulla. You may not pass without permission from the king. E questo sarà un futuro. Vabbè, questi è deboli. Almeno fisicamente sono deboli. Poi se mi attaccano. Ma danno anche tanto di... abbastanza di punti esperienza. E troveremo questo castello. No, è qui a nord. Allora qui deve essere per forza di qua. Ah, come è intricata sta mappa.
un astrolabio protegge il passaggio. Madman, un altro, altri mostri sciattoli. E ora andremo qui a sud. Abbiamo trovato la zona dove è il castello di Borez. Ecco, King Borez, dobbiamo salvare. Welcome to Borez, fa il ragazzo. E questa qui dice: Have a son, the king was moved to mountain tower. Many powerful monsters have come out. Come out. Vediamo che c'è qui intanto. No, nulla, è chiusa. Nulla ne. You come from the your kingdom, correct? How do you reach us? Giro preset e barrier. Around the entrance to Borez Pass. Please, please, save the king. Parlerò con tutti i personaggi. No. Yeah. I have that Giro house of four demons within him. No wonder he is so heavy. Evil. There's no spirit can help in a tough situation. See. Please defeat Giro. Ah, Giro è il fratello di Re Borez. Abbiamo parlato con tutti quelli fuori. Parlerò con tutti questi qui fuori e poi salverò. To the sword is where King Borez keeps his sheep. However, whatever pass from him you can not get past the guard. L'abbiamo visto prima, grazie. It has been rumored that Giro can clone himself. Can that be true? Questa qui, questa. Giro has many guards in his castle to protect him. Be careful. I hear that the king is a light bearer, is that the why his brother is after him? Ora che abbiamo parlato, sì, con tutti i personaggi fuori in questo villaggio, villaggio di Borez, andremo a salvare e per oggi è tutto qui dal reame di Borez. Arcanan vi saluta, ragazzi, ciao.